Siamo in diretta con Renews 24. Lei oggi è stata all'ONU per questa prima giornata. Ha avuto anche il modo un po' di dialogare su quello che è uno dei punti centrali della vostra politica in questi giorni, ovvero l'immigrazione, un fenomeno che deve essere affrontato con un approccio multilaterale, coinvolgimento dell'ONU. Ha avuto risposte in questo senso? Ma guardi, ovviamente le interlocuzioni sono in corso, ma io intendo portare questo tema con forza anche all'Assemblea Generale. Sarà una parte significativa del mio intervento di domani. Io penso che un'organizzazione come le Nazioni Unite, un'Assemblea Generale come quella delle Nazioni Unite, che fu fondamentale nel contribuire a sconfiggere la schiavitù, non possa oggi consentire il ritorno di quella barbarie sotto altre forme. E intendo dirlo con chiarezza e confido che si possa, da questo punto di vista, implementare il sostegno e il ruolo di tutti gli organismi multilaterali su una questione che non è questione che investe solamente l'Italia, che l'Italia chiaramente, nonostante gli sforzi che continua a fare, non può risolvere da sola, perché la portata di quello che noi stiamo vivendo in Africa, con l'impatto del conflitto che si scarica e che si somma a problemi che erano già strutturali, anche in Europa, che si possa chiudere il problema in Italia, temo che stia sbagliando, perché punto primo io non consentirò che l'Italia diventi un campo profughi, il campo profughi d'Europa. Punto secondo, in ogni caso, anche se ci fossero al governo persone con una visione immigrazionista come quelli che c'erano prima, il problema non lo fermi in Italia, quindi l'unico modo è dichiarare guerra ai trafficanti. E questo va fatto con il supporto di tutto il sistema multilaterale, con la volontà di tutte le nazioni che non accettano di farsi, ricattare da organizzazioni criminali, e dall'altra parte con un lavoro molto serio che va fatto in Africa, continente che sta vivendo una condizione molto difficile, sulla quale non sempre l'atteggiamento che l'Europa e l'Occidente hanno avuto era l'atteggiamento giusto. Ecco, serve una cooperazione molto più paritaria, non predatoria, serve aiutare i paesi africani a vivere delle grandi risorse che l'Africa detiene. Presidente, il segretario generale Guterres proprio la settimana scorsa si è esposto nei confronti dell'Italia dicendo che i paesi di primo approdo non devono essere lasciati soli. Ma come si concretizza questa solidarietà di Guterres a fronte anche della sua denuncia di oggi sull'indifferenza generale delle organizzazioni internazionali? Guardi, io credo che il ruolo che le Nazioni Unite possono giocare sia intanto un ruolo importante di anche sensibilizzazione, se vogliamo, su questo tema, no? Cioè far capire che non è una questione ideologica, far capire che un problema c'è, i grandi problemi si affrontano. Dopodiché, materialmente, io penso che per esempio il ruolo che le Nazioni Unite possono giocare nella gestione di eventuali hotspot in Libia per valutare le richieste di asilo, per valutare la loro praticabilità e quindi per distinguere una volta per tutte il tema dei rifugiati, che è stato strumentalmente sovrapposto a quello dei migranti economici, secondo me può essere una cosa che sicuramente ha una sua utilità e anzi sarebbe, non dico risolutiva, ma molto importante, no? Chiaramente per fare questo, come voi sapete, ci vuole la collaborazione e la cooperazione dei governi africani, è quello su cui bisogna lavorare, ma una volta che questa cooperazione si riesce a mettere in piedi, il ruolo delle Nazioni Unite è un ruolo fondamentale. E è un ruolo fondamentale nel consentire, senza approcci ideologici, una maggiore attenzione di tutti su questa materia e nel non farsi utilizzare per cercare di mescolare cose che non stanno insieme. Con Erdogan ha parlato anche di migranti? Certo, con Erdogan ho parlato anche di migranti, il ruolo che i paesi mediterranei, quindi anche la Turchia, giocano da questo punto di vista è un ruolo importante. Nel caso della Turchia è un ruolo doppiamente importante, perché riguarda sia la tratta mediterranea sia quella balcanica, la rotta balcanica, e dove la Turchia ha dato dei segnali di attenzione con i visti, ma insomma credo che si possa fare di più, e credo anche che, anche sul fronte mediterraneo, particolarmente sulla Libia, oggi stiamo avendo un problema dalla Libia, perché in tutto questo c'è stata l'inondazione in Libia, per cui diventa tutto molto complesso. Sulla Libia, il lavoro che il governo ha fatto in questi mesi ha portato i suoi risultati, perché
grosso dei nostri flussi arriva in realtà dalla Tunisia. Oggi rischiamo di avere un'ulteriore escalation, su questo anche il ruolo della Turchia può essere un ruolo molto importante. Ma l'accordo sul grano ucraino, Presidente? Avete parlato dell'accordo? No, uno per volta. L'accordo con l'Egitto pensa che possa essere bloccato, viste le critiche che sono arrivate sull'accordo della Tunisia? Non ho capito, mi scusi. L'accordo con l'Egitto di cui si era parlato nei giorni scorsi, pensa che potrebbe essere bloccato, visto che ci sono state critiche per il memorandum? Guardi, intanto per me è importante che vada avanti il memorandum con la Tunisia, che al di là, voglio dire, dei soliti tentativi della sinistra europea di minare un lavoro molto delicato, molto lungo, molto faticoso che si fa e di non avere spesso il coraggio di farlo a viso aperto, continua a essere secondo me la soluzione più sensata. Dopodiché la Commissione europea ha detto che secondo loro il memorandum con la Libia è un modello da utilizzare anche con altre nazioni e io sono assolutamente d'accordo, per cui per me intanto bisogna chiudere il memorandum con la Tunisia, chiudere nel senso di mandarlo avanti, di implementarlo, di far arrivare le risorse, dopodiché penso che lo stesso schema vada utilizzato con tutti i paesi del Nord Africa. Presidente, l'accordo sul grano ucraino con Erdogan, che è uno snodo centrale di questo problema impellente, ne avete parlato? Abbiamo ovviamente parlato anche di questo, come le sa, il presidente turco ha diverse interlocuzioni, è diciamo in prima fila su questa materia, credo che questo lavoro sia un lavoro utile, credo che tutti quanti dobbiamo il più possibile cooperare per sbloccare la questione del grano che sta impattando particolarmente sull'Africa. Dall'altra parte però bisogna fare attenzione alle negoziazioni che si portano avanti, perché noi non possiamo neanche consentire che qualcuno che ricatta i paesi poveri utilizzando la materia prima che sfama gli esseri umani abbia per questo un vantaggio. Quindi è una materia che va maneggiata con molta cura e molta delicatezza, ma ovviamente l'Italia su questo è in prima fila, perché noi siamo i primi a vedere anche i risultati di quello che sta accadendo in Africa, e come sapete su questo io sono stata persona che in tempi non sospetti ha cercato di sensibilizzare la comunità internazionale su una parte dello scacchiero geopolitico che faceva finta di non vedere. Grazie a tutti. C'è stata una condivisione da parte degli altri leader che sta sentendo dei temi italiani? C'è molta attenzione, c'è molta consapevolezza, c'è molta solidarietà. Il problema è capire quanto quella solidarietà diventerà anche fatti concreti, e questo è quello che a me interessa ora. Grazie, arrivederci, ragazzi. L'ultima cosa, sì. Non so se la si è risposto, non sentivamo. Nelle ultime 24 ore 6.000 sbarchi a Lampedusa, quindi forse segnale che ancora effettivamente la situazione è fuori controllo sulla rete globale. E poi volevo chiederle delle critiche che ha mosso al piano di 10 punti da von der Leyen. Morawiecki, il premier polacco, che nuovamente si mette di traverso rispetto a soluzioni che potrebbero convenire all'Italia. Allora, guardi, la situazione sull'emigrazione è ovviamente difficile, questo non mi sembra che sia una novità, la ringrazio per ricordarmelo, ma è una situazione difficile. Dicevo ai colleghi che quello che è accaduto nelle ultime ore, per la verità, è problema libico, che noi avevamo tenuto sotto controllo, se andate a guardare i dati sulla migrazione dalla Libia sono una situazione molto diversa da quella che abbiamo avuto in Tunisia. Come avete visto, in Libia c'è stata un'inondazione e quindi c'è una situazione ora difficile. Dopodiché chiaramente noi continuiamo a portare le norme che riteniamo necessarie, a chiedere alle organizzazioni sovranazionali di fare la loro parte, come lei ha visto. Se avessimo una bacchetta magica l'avremmo già schioccata, penso che anche questo lei lo capisca. Ma guardi, io sono più che ottimista sul fatto che ci vorrà il tempo che ci vuole, ma alla fine avremo la meglio. Per quello che riguarda le critiche di Morawiecki, ho letto un'agenzia nella quale il primo ministro Morawiecki faceva riferimento al patto di migrazione e asilo. Se il tema è quello sono d'accordo, nel senso capisco, l'ho già detto, che la questione per me non è quella dei ricollocamenti. La questione non è quella dei ricollocamenti, la questione è come si fermano le partenze illegali. Finché in Europa noi pretendiamo di discutere di come distribuiamo le persone, non ne verremo a capo, perché nessuno può pensare davanti a questi flussi di scaricare il proprio problema su un altro, tant'è che voi continuate a parlare della Polonia, ma la Francia ha bloccato le frontiere.
giusto? La Germania ha detto che non ricolloca, giusto? L'Austria ha detto che farà più controlli al Brennero, giusto? Tutte le nazioni europee si stanno comportando così, e questa è la ragione per la quale l'unico modo serio per affrontare questa questione è che tutti insieme lavoriamo sulla difesa dei confini esterni, che è la proposta che l'Italia fa da sempre, cioè no, da sempre no, da quando c'è questo governo, perché prima faceva per l'appunto la proposta di redistribuirli. Adesso noi facciamo un'altra proposta, chiaramente le altre nazioni sul tema dei ricollocamenti, come lei vede, dalla Francia fino alla Polonia hanno delle difficoltà, ma non è quello che io sto chiedendo. Quello che io sto chiedendo è di fermare le partenze illegali. Sì, lo so che il titolo era sul piano, ma poi io quando ho letto quello a cui lui riferiva, lui parlava del patto immigrazione asilo, che quindi è tema precedente, perché la Presidente della Commissione Europea ha citato anche il patto di immigrazione asilo, per cui per lei fa parte del pacchetto, ma io ho detto, e lo sa anche la von der Leyen, che non è la mia priorità non è parlare di come si redistribuiscono, la mia priorità è fermare le partenze illegali. Grazie.